Buongiorno a tutti! Allora, oggi venerdì, quindi riesco sì a fare un video sugli squishy. Mi sto calmando un po', ho quasi finito di fare i miei giri per la casa. Sono riuscita a fare molti scatoloni, adesso facciamo un video normale. Allora, qui davanti c'è un pacco che mi è arrivato da Genuine Squishy. La cosa bella è che io non mi ricordo nemmeno se l'ho comprato o se me l'hanno mandato loro. Comunque non ho ancora fatto vedere le unghie nuove, in realtà le ho fatte sabato scorso, ma i video erano già preregistrati, quindi non si vedevano. A parte in quello di ieri, ma non le ho fatte vedere, guardate che belle, che riflessi! Allora, apriamo subito questo pacco che non si vede, ma tipo è alto il triplo di quello che vedete voi. Guardate che mi sa che me lo hanno aperto alle poste, tipo, perché è pieno di scotch con scritto gruppo poste italiane. Ma cioè, fatevi gli affari vostri, ma io non lo so. Ok, ci sono riuscita, che fatica. Partiamo con questa busta. E ho lasciato il treppiedi, quello alto, nella casa nuova. L'avevo lasciato lì per riprendere durante il montaggio dei mobili, che poi non è avvenuto. E niente, c'è questa busta troppo carina di Genuine Squishy. Non riesco a farvela vedere meglio al momento, ve la faccio vedere dopo quando è vuota magari. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Ok, questo mi fa ricordare che non l'ho comprato io il pacco, quindi è un regalo, grazie. Adoro questo sito. Allora, come vedete c'è il Rambo, aiuto Jumbo Toasted Marshmallow Piggy. Questo è Marshmallow, quello della Creamy Candy, ed è appunto versione colorata. Ok, so che si vedono un pochino i lati qui, però almeno riesco a far vedere un po' meglio. E guardate quanto è ciccioso. Allora, vediamo di aprirlo. Oh, che carino, guardate la storiella dietro. Mangiamo i nostri marshmallow preferiti. Questa è una buona idea, miam miam miam. Oh mio Dio, che cosa è successo? Sono diventato gigante. Oh no, hai mangiato troppi marshmallow. Ok, ragazzi, non mangiate troppi marshmallow, altrimenti diventate giganti. E vabbè che ce l'ha. Niente, c'è solo la catenina, non c'è nessuna immagine. Ma guardate che carino. Il re delle greens. Il porcellone. Visto che sì, effettivamente è abbastanza grande in confronto agli altri marshmallow che erano tipo grossi così. Però sì, ragazzi, lo vedete anche voi, oh mio Dio. Ha un odore strano, secondo me deve essere tipo caramello, però non mi piace. Ha un odore un po' strano, mi ricorda, boh, sembra quasi marcio. Poi vediamo che, oh, ma che carino, ma è enorme, oh mio Dio. Allora, questo si chiama Funfy ed è Elephant. Funfy è anche un Pokémon elefante, in effetti, ok. Ed è della Squishy Station. Non la conosco. Ah no, Squishy Station e Punimaru, ok. È un elefante Galaxy. Ma che carino. Ovviamente c'è anche qui questa catenella. Non ci stanno più mettendo le tag. Che carine. Guardate che bellino. Vabbè, ormai si sa che il postino suona mentre sto facendo i video. Comunque, questo è Funfy. E vediamo come... Aspettate, secondo me ha un odore buonissimo. Ah, secondo me è lo stesso odore della... come si chiama? Della conchiglia e della Punimaru, che è quell'odore acqua marina, tipo. Oddio, io per questo ci avrei messo tipo il mirtillo, comunque. Oh, però... lo sento più morbido, sinceramente, di marshmallow. Vabbè, ovviamente le grinze ci sono perché comunque è... quelli che hanno l'effetto Galaxy hanno proprio la patina Galaxy sopra, quindi è normale. Comunque carinissimo, guardate che faccino carino. Oh, patatoso. Poi andiamo avanti. Oh, carino! E questo, se non sbaglio, me l'avevano mandato anche quelli di Creamy Candy proprio. E peccato, perché ce ne sono tanti tipi. Ce n'è uno che ha tipo i baffi, che è troppo carino, e speravo di trovarlo, ma non l'ho trovato. E guardate quanto è carino! È sempre carino, ogni volta che lo vedo non c'è niente da fare. Che cosa c'è di più carino di un gatto così grasso? E anche arcobaleno e con le sprinkles, appunto, come ho già detto, quindi è troppo carino. E questo è più morbido, sicuramente più morbido. Ma questo odore l'ho già sentito. È uguale agli altri, ma non mi ricordo di averlo già sentito. Sa di arancia, arancia proprio. E non, boh, non mi ricordo di aver mai sentito l'odore all'arancia su uno squishy, quindi forse non l'ho mai annusato in realtà. È troppo carino e ciccioso. Oh, oh, ma che carina questa. Se, ma è di carta, adottato da... non lo so, sembra un pochino uno di quelli per profumare la macchina, però non profuma. Poi, che cosa... oh, oddio! Allora, vabbè, adesso si vede da dietro, si vede il culetto della scimmietta. È della Pat Pat Zoo, questa marca, è bellissima. È una vasca termale, tipo, cioè, guardate, c'è anche la pecorella che vi dà il benvenuto, è troppo carina. E lo squishy è proprio una vaschetta termale con dentro una scimmietta. Sapete che di solito le scimmie non mi piacciono, ma questi squishy che stanno facendo sono delle scimmie troppo belle. Non c'entra niente con Chicky, cioè guardate che faccino al culetto di fuori. È troppo carino, mio Dio, sembra morbidissimo. No vabbè, la Pat Pat Zoo, ragazzi, ma non so parlare. Ragazzi, è il top, oh mio Dio, è morbidissimo.
Ha in testa la... gli asciugamani bagnati, non lo so che cosa che mettono. È un po' scomodo da palpare perché ha una forma strana, però è morbidosissimo. Soprattutto qui nella... nella testa. Oh mio Dio, ragazzi, ha un odore veramente buonissimo, ma non ho idea di che cosa sia. Ma qual è il mio problema oggi? Continue interruzioni, ragazzi, vabbè. Comunque è troppo carino, un odore buonissimo. Ma che cos'è? Non lo so, è troppo buono. Ciao, patatina. Poi vabbè, questa è la bustina degli extra che di solito mette negli ordini. E la guardiamo poi alla fine. Poi, oh carino. Ecco, questo è sempre della Punimaru, ma non mi sembra. No, questo non me l'avevano mandato, visto che della Punimaru ormai ho tutto, tipo, dopo il pacco che mi aveva mandato. Questo è un orsacchiotto polare, appunto, ed è rosa. Oh, che carino. Si vede pochissimo. Guardate, sul ghiaccio, che carino. Guardate che patatina. Oh, ha le zampine appoggiate da femminuccia, tipo. E mi sono incollata. Guardate che carino, sentiamo. Oddio, ha un odore di mela, credo. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Oh, questo è molto morbidoso. Non so perché la Punimaru a volte fa roba non proprio morbidosa e altre volte molto di più. Molto carino. Oh, dai, è carino. Guardate che bellina. È rosa. Guardate come sono carini. Ah, quell'altro ha il pesciolino in mano. Poi, oh mio Dio, questo è tipo il terzo che ho da tre siti diversi. Vabbè, non lo tiro neanche fuori, ormai lo conosciamo tutti a memoria. È lo Yummy Beer Hamburger. Sempre tanto carino, ma ne ho tre. Vabbè, me ne abbiamo mandato uno la Creamy Candy, uno Ben Good e uno appunto adesso. Poi ha un altro Baby Chiki, mi si è attaccato alla borsa. Un altro Baby Chiki, anche questo lo conosciamo già, visto che appunto mi era già arrivato di recente. Comunque è carinissimo con questa faccina così furbacchiona. Beh, scusate, ma io volevo questo, ma no, ma quanto è bello questo. Oh, carino, ha il ciucciotto in bocca, caruccio. Ecco, allora, questa forse ora si vede meglio, è la borsa. Troppo carina, te la danno con ordini superiori a non lo so, non me lo ricordo. Poi l'ultima cosa che c'è nel pacchetto, nello scatolone è questa. Oh mio Dio, ragazzi. Voi sapete quanto amo l'Ariete e la Pat Pat Zoo. Questa è gigante, ovviamente. Ed è, direi, Galaxy. Oh mio Dio. Speriamo che non faccia troppe evidenze. Vediamo, vabbè. La confezione mi fa sempre impazzire. Non mangiare, non bruciare, non abbandonare. È troppo tenero. E abbine cura. Bene. Allora, c'è sempre questo che purtroppo avevo attaccato alla macchina, ma ha profumato per un giorno. Oh mio Dio, ragazzi. Allora, già dalla consistenza ovviamente si sente che è morbidissimo. Purtroppo farà le grinze perché ve l'ho spiegato, quelli Galaxy le fanno sempre. Però si sente che è comunque troppo morbido. Ma quanto è bello. Cioè, boh. Ora il mio squishy preferito è il mio bellissimo Poro. Quindi l'Ariete è passata al secondo posto. Però comunque è una cosa meravigliosa. Andiamo a vedere com'è schiacciandola. Oh mio Dio. Cioè, è così morbida che chi se ne frega delle grinze. Proprio la morbidezza in confronto a quelli della Punimaru è 10 a 0. Poi vedete anche molto slow rising. È bellissima. È qualcosa di stupendamente meraviglioso e paradisiaco, ragazzi. Che bella. Non sapevo che ci fosse pure Galaxy. Forse è una novità, non lo so. È bellissima, oh mio Dio. Ah, un odore buonissimo. Però anche qui non capisco cos'è. Ultimamente sto perdendo il mio dono di riconoscere bene gli odori. Beh, dono, oddio, non ero poi così brava, però me la cavavo. Non tornerà mai più su, ragazzi. È diventata una frittatina meravigliosa. Fantastica, veramente. Quindi ringrazio tantissimo Jenna in Squishy per questo pacchettino. E adesso, prima di finire il video, vorrei farvi vedere un altro pacchettino che questo l'ho acquistato. E sono tre squishy, credo. Allora, eccolo qui, è un pacchettino da Creamy Candy. C'erano alcune cosine che non avevo e che mi interessavano. Allora, questa non è la confezione originale. La confezione è qua dentro. È una scatola, quindi l'hanno messa dritta per evitare di romperla, ma è bellissima. Guardatelo. Oh mio Dio, credo che si chiami Katicorn. Sì, Katicorn Cupcake. È un gatto unicorno. Allora, cioè, vi giuro, non so da dove cominciare. Dal corpicino, che è una pallina, dalla testa, che è una palla un po' più grande, dalla faccina meravigliosa, dalla coda cicciosa con tutte le sprinkles effetto cupcake, o dal corno arcobaleno, o dalla morbidezza, o dall'odore meraviglioso che ha, che mi si ricorda molto la pecorella in effetti, o dalla consistenza che si sente che è, oh mio Dio.
Cioè, è morbidissimo. Oh mio Dio. Ragazzi, cioè, oddio, questo squish è qualcosa di meraviglioso. Infatti, l'avevo capito già solo dalle foto e volevo assolutamente prenderlo. E quindi, appunto, l'ho trovato su Creamy Candy. Oh mio Dio, ragazzi. È un sogno, ma di che marca è? Queen Squishy, sì, è vero, la seguo su Instagram, però non mi ricordo che abbia fatto altre cose, oppure non cose molto interessanti come questo. Cioè, vi giuro, ragazzi, è il paradiso. Troppo morbido, troppo, 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 troppo carino e meraviglioso. È molto slow rising, come vedete. Meraviglioso, non potevo non prenderlo. Poi, oh, no, erano due gli Squishy. Questo, che cos'è? Questo è un omaggio. È uno squishino della Boo. Boo, è uno squishino giapponese, direi. Dovrebbe essere un eclair, credo, ma è uno di quelli che non è esattamente uno squish, è giusto un pochino morbido. L'altro che speravo di trovare in quel pacco che mi ha mandato la Punimaru Creamy Candy, ma non c'era, è questo. Sì, ho comprato un altro Yummy Bear, ma ragazzi adesso lo apro perché non si vede, anzi ecco, è così. Ha le ali, i denti da vampiro e qua i colori di Halloween, cioè veramente è troppo bello, non potevo non averlo. E sì, vabbè, speravo mi arrivasse prima di Halloween. Ho fatto l'ordine molto vicino ad Halloween. Guardate che carino il gelato con la zucca. Guardate quanto è bello come cade. Come potevo non prenderlo? Oh mio Dio, cioè, guardate quanto è carina la bocca con i dentini. È qualcosa di stupendo. Qui c'è la zucca. Qui la consistenza andiamo male, devo dire. Non è né molto morbido né molto slow rising. Però è l'aspetto quello che mi piaceva. Oh mio Dio, è troppo bellino. Guardate le ali, waffle. E poi no, vabbè, questa faccina con i dentini è troppo carina, non c'è niente da fare. Credo che abbia sempre odore di arancia, ma non ne sono molto sicura. E sì, niente, questa consistenza non è esattamente l'ideale, però vabbè, è troppo bello, guardate la faccia, no, mi fa impazzire, ragazzi, è troppo bello. Bene, quindi da Creamy Candy avevo preso solo questi due, mamma mia, il Katicorn, meraviglioso. Avevo preso solo questi due. E niente, quindi alla fine il video finisce. Sta crollando tutto. Ok, ragazzi, scherzavo, non vi ho fatto vedere gli extra, mi sono dimenticata. Quindi apriamo. Allora, ci sono caramelle e caramelle, caramelle. Altra caramella uguale a quella di prima. Non so neanche se li stavo inquadrando bene, scusate, non stavo guardando lo schermo. Una penna di Rilakkuma, ma che carina, guardate che bellina. Un Chupa Chupa, come cavolo si chiama in realtà? Lollipop, io li chiamo così, vabbè. Oddio, che carino, questo lo guardiamo dopo. Uno sticker. Oh, carini i post-it di Molang. Altri sticker sparsi. Carini! Stickers di Janalyn Squishy, che fa dei disegni troppo carini. Cioè, o meglio, se li fa fare, non lo so se li fa lei. Ma questo. No, vabbè, carinissimo. Questo qui ha la forma di un gattino Squishy. Ne avevo presi due di due colori diversi, se vi ricordate. Guardate, erano proprio fatti così. Però questo è quello che si schiaccia ed esce la cacchina. Ha la cacchina bianca. Gattino, hai qualche problema, temo. Oddio, ma che cos'è questa cosa? Sembra. Non lo so, non sembra proprio slime. Non lo so, è una cosa stranissima e bellissima. Li avevo quando ero una ragazzina, questi aggeggini, però questo è troppo carino. Bene, ora davvero il video è finito. Ci vediamo presto al prossimo. Ciao!